Viene ricordata il 20 novembre la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata 30 anni fa su iniziativa dell'ONU, e viene ricordata in ben 190 paesi nel mondo. L'obiettivo di questa ricorrenza è di sancire il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo e non essere discriminati in nessun modo emotivo. In questa occasione l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Pesaro ha organizzato un flash mob nell'atrio della scuola primaria, dove gli insegnanti hanno voluto lasciare la parola ai ragazzi per rivendicare i propri diritti. Dopo un momento corale in cui i bambini hanno recitato lo slogan, insieme hanno attaccato le foglie all'albero, riprendendo il tema dei diritti dell'UNICEF. Il mini sindaco con la giunta hanno fatto un discorso focalizzandosi sul diritto di espressione e quello di avere un futuro, ricordando il caso di Iqbar, il bambino pakistano che ha lottato contro lo sfruttamento minorile e ha pagato con la sua vita per dar voce a milioni di bambini in stato di povertà e schiavitù. Oggi festeggiamo i 30 anni dei diritti dell'infanzia, che sono stati approvati all'ONU il 20 novembre 1989. Noi festeggiamo proprio oggi per i nostri diritti e per quello a cui noi teniamo e tutto quello che secondo noi noi dovremmo partecipare. Secondo me uno principale è quello di poter esprimersi, ma soprattutto quello di avere un futuro, e sia come... cioè come bambini, rappresentiamo tutti i bambini credo del mondo, perché tutti hanno bisogno dei diritti, soprattutto quelli che purtroppo sono colpiti in guerra, e quindi credo che sia importante. Dire no a sfruttamenti e cose contro i diritti dell'infanzia, ma contro i bambini in generale.